Cosa succederebbe se il Sole cominciasse a morire proprio adesso? Immagina questa stella nana gialla arrivare alla fine della sua esistenza molto prima del dovuto. Che aspetto avrebbe? Il Sole retrocederebbe verso qualcosa di più piccolo e freddo? O brucierebbe grande e brillante prima di scomparire completamente? E questo che effetto avrebbe sulla Terra? Questo è cosa succederebbe se il Sole morisse domani. Il nostro Sole è nato circa 4,6 miliardi di anni fa, quando una gigantesca nuvola spaziale fatta di gas e polvere si è scontrata con alcune onde di superenergia ed è collassata su se stessa. Da allora ha generato energia dalle reazioni di fusione nucleare nel suo nucleo. Ogni secondo, questo immenso reattore nucleare converte 600 milioni di tonnellate di idrogeno in elio, fonte di tutto il calore e di tutta la luce del Sole. E un giorno, fra miliardi di anni, il Sole terminerà il suo idrogeno carburante. Ma cosa succederebbe se quel giorno arrivasse molto prima? Cosa succederebbe se invece di altri 5 miliardi di anni da vivere, il Sole avesse solo altri 5 giorni? A quella velocità, dopo un giorno, il Sole splenderebbe più luminosamente del 10%. Se ami il clima tropicale, potresti pensare che questa sarebbe una buona cosa, ma non entusiasmarti troppo. 10% potrebbe non sembrare un gran problema, ma per il nostro pianeta il cambiamento sarebbe significativo. La Terra verrebbe cucinata con la stessa quantità di calore che un tempo ha trasformato Venere nel pianeta vulcanico che conosciamo oggi. Gli oceani comincerebbero ad evaporare e tutte le piante brucierebbero fino a diventare croccanti. Gli animali che mangiano piante comincerebbero a morire di fame. I vegetariani dovrebbero considerare un cambiamento della loro dieta. Alla fine del terzo giorno di questo calore intenso, saremmo capaci di bollire un pollo direttamente nell'oceano. Bleh, salato! Questo perché, arrivato a quel punto, il Sole brucierebbe più caldo del 40% rispetto a com'è adesso. Sopravvivere sulla faccia della Terra presenterebbe problemi simili a quelli che avresti se vivessi su Venere. Fidati, non vorresti investire in proprietà su quel pianeta infernale. Il quinto giorno, il Sole avrebbe finalmente consumato tutto il suo idrogeno. Per il nostro caro vecchio amico, questo sarebbe l'inizio della fine. La cenere di elio formatasi nel nucleo del Sole diventerebbe instabile e collasserebbe sotto il suo stesso peso. Il nucleo diventerebbe più caldo e più denso, ma il Sole stesso si espanderebbe. Quando diciamo espanderebbe, lo intendiamo davvero. Si trasformerebbe in una gigante rossa, grande abbastanza da inghiottire Mercurio e Venere. Anche la Terra potrebbe scomparire dentro questa stella calda e gonfia. Presto, l'elio nel nucleo del Sole si accenderebbe in un enorme flash. Lo stesso Sole si rimpicciolirebbe da una gigante rossa ad una porzione di gigante rossa, ma sarebbe ancora 10 volte più grande di come è oggi. Quel che resta del nucleo del nostro Sole continuerebbe ad espandersi e rimpicciolirsi in una serie di pulsazioni termiche. Ogni pulsazione sarebbe più grande e più luminosa della precedente. La Terra avrebbe una possibilità infinita di sopravvivere. Potrebbe il Sole trasformarsi in un buco nero come fanno le stelle massicce? Anche se il Sole può sembrarci enorme nella scala dell'universo, non è neanche lontanamente grande quanto le stelle che diventano una supernova. Il nostro Sole, alla fine, si trasformerebbe in una stella nana bianca, senza dare più calore o luce in quantità significativa. È una trasformazione intensa e, un giorno, tutto ciò accadrà al nostro Sole. Ma nessuno di noi sarà vivo tra 5 miliardi di anni per assistervi, che è davvero la cosa migliore, non credi? E se riuscissimo a costruire un Sole proprio qui sulla Terra? Beh, ma questa è una storia per un altro. Cosa succederebbe se... Ehi, se ti è piaciuto questo episodio, clicca mi piace e non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato e per non perderti il meglio di Cosa succederebbe se...